Studio Calcolo, io oggi voglio parlarvi di un altro prodotto dell'Essista Cinica e si tratta di Idol, un all over oil. È uscito un po' di tempo fa, non so quando fate questo video, però penso verso inizio estate, ed è appunto un olio per il corpo, per il viso e per i capelli. Vi ricordo che ho un codice sconto utilizzabile soltanto sul sito del 10%. Vi metto il codice sia qui sotto in sovraimpressione che qui sotto nell'info box. Parliamo adesso di questo prodotto. Allora, vi leggo la confezione, scritto qua dietro. A cosa serve? È un olio delicato e nutriente, indicato per corpo, viso e capelli, in grado di idratare a fondo senza ungere. Formulato esclusivamente con preziosi oli di origine vegetale, ottenuta di estratti di passiflora, achillea e camomilla, regalano un effetto velvet dal tocco asciutto. Un prodotto unico dalla profumazione discreta e leggera come una carezza. Come si usa? Applicare Idol sul viso e corpo massaggiato leggermente sino ad assorbimento, sul capelli utilizzandolo per idratare e ammorbidire le lunghezze e punte tutte le volte che se ne senti l'esigenza. Allora, mi viene da ridere perché io ho comprato appunto questo prodotto perché prometteva appunto di essere un olio idratante, senza ungere, con un effetto velvet, eccetera, sia sul sito che sui social. Dicevano appunto che questo è un olio perfetto da mettere sulle gambe per farle sembrare più magre, appunto quelle quando magari si mettono dei vestiti in estate per far lucidare insomma il corpo. Partiamo dal presupposto che a me quello è un effetto che non piace per niente, infatti io ho già di mio le gambe secche e lucide, infatti lo odio, preferisco sempre mettere delle creme che appunto fanno l'effetto matte piuttosto che appunto lucido, o comunque si assorbono velocissimamente. Però appunto mi interessava il fatto che sia un olio idratante come un olio, ma appunto senza ungere. Dico già uno spoiler, assolutamente non è così. L'applicatore, vi faccio vedere, è classico, non è un vaporizzatore, ma proprio uno spray che spruzza appunto il prodotto. Sul corpo va spruzzato e assolutamente spalmato, come appunto anche dice le istruzioni. Io l'ho utilizzato solo sul corpo, sulle gambe, perché ha un odore molto forte, non è assolutamente delicato come dicono. C'è anche da dire che io sono molto sensibile agli odori, quindi un odore così forte sul viso mi farebbe venire subito mal di testa. È un piacevole perché comunque non è un odore sgradevole. Però non so indicarvi sinceramente cosa assomiglia. È un odore abbastanza fresco, però appunto molto forte. Io l'ho applicato sulle gambe appunto per vedere insomma com'era un po' l'effetto idratante e mattificante, effetto velvet. E non ho trovato assolutamente nulla di questo che promette. Io trovo che sia semplicemente un olio, un qualsiasi olio, come può essere insomma un olio d'oliva, che applicato sulle gambe rimane lì, si assorbe leggermente, però rimane unto, appunto lucido, come insomma promette anche di essere, e anche al tatto è unto, insomma se toccate la pelle è unta. Ogni volta che lo applico temo di macchiare i vestiti, se magari ho un vestito un po' più lungo, o comunque di passare vicino agli oggetti e untarli. Non so se macchia i vestiti perché ovviamente per fortuna non ho provato, non ho avuto questo problema. Quindi però secondo me insomma macchia assolutamente i vestiti come qualsiasi olio, è molto liquido, all'interno ci sono 100 ml di prodotto, però io lo considero assolutamente un olio qualsiasi, un olio che può essere utilizzato secondo me molto utile da massaggio, perché appunto ha un odore molto piacevole e abbastanza forte, può essere utilizzato per rimuovere i residui di ceretta, perché è proprio un olio classico. In spray, quindi diciamo che è comodo per dosarlo, quello sì, ma nulla di quello che promette, appunto. Io ho visto durante le recensioni anche sul sito di questo olio che non unge, insomma, non ho trovato nulla di questo. Un olio qualsiasi che ha applicato sulle gambe è anche insomma idrorepellente come i classici oli, quindi è anche molto difficile da rimuovere dalla pelle. Io non l'ho applicato né sul viso per l'odore, neanche sui capelli perché ho capelli molto grassi, quindi se vado ad applicare un olio anche soltanto sulle punte è un disastro. E poi non mi piace insomma anche l'effetto unto sui capelli, che insomma può piacere magari per qualche acconciatura, quello sicuramente. La cosa che mi piace molto è che quando io lo applico sulle gambe, lo lascio agire per qualche minuto, insomma il tempo che riesco, se magari non mi devo vestire così, poi lo vado a sciacquare con acqua e un po' di sapone perché altrimenti non si toglie e quello lascia sicuramente la pelle super liscia, liscia e sembrerebbe insomma un po' più idratata, però appunto una volta rimosso e anche lascia un piacevole odore perché chiaramente il profumo che assorbe la pelle poi rimane più delicato, quindi l'unico utilizzo che riesco a farlo io è quello di applicarlo, lasciarlo in posa, rimuoverlo.
E quindi questo è tutto per quanto riguarda questo Aido, questo olio per il corpo, Olover Oil. Fatemi sapere sui commenti se voi l'avete utilizzato e come vi siete trovati. Questo è tutto, vi mando un grosso bacio, alla prossima, ciao!